presenza, la Chiesa sta vivendo un momento particolare, sia la Chiesa universale come la Chiesa nostra di Alessandria. Tre momenti particolari su cui vorrei riflettere con lei: la sua lettera pastorale, la diocesi e il prete in particolare, l'opera di Papa Francesco e la giornata mondiale della gioventù. Partiamo dalla sua lettera. Sì. Viviamo un momento strano nella nostra città, nella nostra diocesi, difficoltà economiche e tutto. Ci si aspettava magari un piano pastorale per tutta la diocesi, invece lei sceglie di scrivere una lettera pastorale ai suoi sacerdoti indicando loro un cammino di vita spirituale. Perché questa scelta? Ma questa scelta viene dal fatto che io credo che noi siamo quelli mandati dal Signore, dal popolo di Dio, per aiutarlo, per portare la parola di Dio, per suscitare la fede, per chiamare la fede, per formare il popolo di Dio, per dar loro la grazia di Dio attraverso i sacramenti e per guidarli standogli davanti, in mezzo e dietro, fino al regno di Dio. E il fulcro dell'azione pastorale è nei sacerdoti, anche se non è esclusivamente, perché per un punto io bisogna che i laici acquistino una posizione importante, ma lo possono fare solo nella misura in cui noi sacerdoti riusciamo a vivere al meglio il nostro ministero sacerdotale. E vivere il nostro ministero sacerdotale bene al meglio non è una questione tecnica, non è una questione di piani pastorali, di fare questo piuttosto che quell'altro, ma è una questione esistenziale. È se il mio rapporto personale con il Signore Gesù è innanzitutto un rapporto di salvato nei confronti del Salvatore. E perché se io non sono un salvato, non potrò conoscere il Salvatore e porgere il Salvatore alle mie corelle. Quindi il punto centrale è che io, prima di tutto, come cristiano, sia un salvato. A volte un po' noi, dietro tutte le nostre attenzioni pellegrine, a volte rischiamo di dimenticare questa parte, non dimenticarla, ma di tralasciarla, perché è da fare questo, è da fare quello, pensi prima agli altri, io vedo anche per me, no? Quando preparavo un campo, puntualmente era tutto pronto, tranne il mio bagaglio. Perché è un po' questa la vita del pastore, in fondo fa così anche la mamma di famiglia con la sua famiglia, no? Ma... però questo per noi può diventare un po' letale, perché a volte perdiamo smalto, si deposita un po' la polvere sulle nostre giunture spirituali e quindi poi di fatto diventiamo meno trascinanti, meno capaci di portare la gente al Signore. Quindi la prima cosa è che abbiamo questo rapporto di salvato verso il Salvatore, e quindi è importante che noi ascoltiamo la parola del Signore, crediamo a quello che il Signore ci dice e lo viviamo personalmente, e poi, sentendo che abbiamo bisogno di salvezza, ci confessiamo. E poi è importante anche che ricordiamo la centralità dell'Eucaristia per noi stessi. Veramente l'Eucaristia è la forza del cristiano. Io ho visto tantissimi cristiani cambiare radicalmente vita con la messa quotidiana e la confessione settimanale. Ma proprio, io direi che è quasi impossibile non cambiare vita se si va a messa tutti i giorni, se si frequenta l'Eucaristia quotidianamente e ci si confessa tutte le settimane. Credo che sia veramente difficile non cambiare radicalmente. E se noi vogliamo offrire questo, bisogna che noi proprio rinnoviamo, se è necessario, se non c'è già con abbondanza, il nostro gustare l'Eucaristia quotidiana, la presenza viva di Cristo nell'Eucaristia. E questo credo che sia importante. E poi il fatto che tra noi ci vogliamo bene. Noi dobbiamo essere una comunità cristiana, la prima comunità cristiana della diocesi. Il nostro amarci, volerci bene, il perdonarci,
non è che non dobbiamo litigare mai, non è che gli apostoli hanno litigato tra loro, per carità, ci mancherebbe, non è che siamo la meglio di loro. Però il farlo con un certo stile anche, cioè ci sono, possono essere delle visioni differenti, però poi deve trionfare la carità, il senso che siamo una chiesa, il senso di essere insieme, di partecipare a questo grandissimo disegno di Dio, di essere stati scelti dal Signore per portare avanti questa evangelizzazione, bellissimo, e farlo assieme. E questo ci fa riscoprire la bellezza del Vangelo e la facilità dell'applicarlo. Perché io credo che i più grossi problemi che abbiamo noi, sacerdoti con il Vangelo, stiano proprio nel fatto che siamo soli. È faticosissimo il Vangelo da vivere da soli. È un peso insopportabile. Soltanto insieme diventa leggero, simpatico da vivere, gioioso, bello. Perché la fantasia di tutti si mette in comune, le energie di tutti si mettono in comune, ci si sprana vicenda già soltanto con l'essere a fianco dell'altro che stai facendo lo stesso cammino. Se io avessi dovuto fare il cammino di Compostela da solo, non oso pensare come sarebbe andata. L'ho fatto con dei giovani e quando è un momento di crisi c'è un altro che si affianca a te e parla e ti dice proviamo insieme. E la strada vola. Se sei solo con i tuoi pensieri, muori in quella strada. Quindi queste sono le ragioni per cui ho scelto di partire da una lettera pastorale per i sacerdoti, perché quando noi andiamo a posto possiamo aggregare intorno a noi laici e con i laici si fanno delle cose incredibili. E stiamo sempre nell'ambito dei sacerdoti, vocazione sproporzionata, 7 mesi di presenza nel nostro clero, il polso com'è secondo lei? Riuscirà a realizzare questa comunità? Se devo guardare alle cose come sono, no. Nel senso che, dunque, innanzitutto il clero, io mi trovo proprio bene. Mi è piaciuto, ha avuto una risposta, una vicinanza bella. Io sono molto contento. Certo, ci sono problemi, questi ci sono sempre, ci saranno sempre, ovunque c'è qualcuno che magari fa qualche cosa un po' fuori, sopra le righe, fuori dagli schemi del cammino. Questo fa parte di ogni gruppo, no, sociale, a questi fenomeni, che si può potere di un essere uomo. Questa è la condizione di essere uomo. Però sono molto contento. Certo, dall'essere molto contento a dire noi faremo una comunità cristiana ardente, se guardi il Vangelo, leggi il Vangelo, gli Atti degli Apostoli in particolare, e poi guardi negli occhi i tuoi confratelli e guardi allo specchio te stesso e dici non ce la facciamo umanamente. Poi però se pensi che è Dio che vuole fare questa cosa, allora dici sì, sicuramente ce la faremo. Non ho la minima idea come, ma sicuramente ce la faremo. Ci sono già dei segni di questa riuscita di comunità? Tipo non so, gli incontri di spiritualità betanica sono stati molto belli con Ma sì, come ho detto, io ho un'impressione molto buona. La partecipazione agli incontri del clero, la condivisione che abbiamo fatto in Quaresima con i sacerdoti tutte le settimane, con una partecipazione almeno della metà del clero, ma molto di più. Poi, spedendo la lettera pastorale, mi sono reso conto che in pastorale attiva mi pare che sono 58-59 sacerdoti, a fronte dei 70 teorici, no? E quindi quando sei in 35-40 all'incontro del clero vuol dire che sono venuti tutti, perché se conti che quello al funerale, quell'altro in quel giorno è malato, quelli che non sono venuti sono tutti 4 gatti. E quindi una partecipazione straordinaria, per me è già un ottimo segno. E secondo me il presbiterio è il luogo dove estemperiamo anche le differenze, le difficoltà, i problemi, riusciamo a parlarle, condividere. La comunità si crea da sola, è il Signore che la suscita. Secondo me facciamo molta meno fatica quando andiamo insieme che non andare per conto nostro. Guardiamo un po' lo sguardo, andiamo alla Chiesa Universale. Il modello di Chiesa che Papa Francesco ci sta
quasi imponendo giorno per giorno con questa novità che ci lancia tutti i giorni, crea abbastanza entusiasmo, crea tanto entusiasmo, soprattutto anche nel clero, immagino. Questa chiesa che Papa Francesco sta imponendoci riuscirà a penetrare anche nella nostra diocesi? Ma io direi che secondo me non è che la impone, la propone lui, però di fatto sì, è una proposta che è talmente forte che non riesce a dire di no, ma è talmente vera, semplice, cristallina, si vede che è aderente al Vangelo, che questa proposta sì, poi no, non è che rischia, poi di fatto diventa quasi un'imposizione, nel senso che riesce proprio a trasmettere, non è un'imposizione, è una trasmissione proprio bella, fluida, gioiosa, semplice, schietta. Ci vuole del tempo, ci vuole tanta pazienza, bisogna fare poi dei passi avanti concreti. E se io guardo il mio ministero, detto che dobbiamo fare una comunione con il presbiterio, immaginiamoci un po' il Papa con i cardinali. E quindi è un lavoro difficile. Perché? Perché è gente che viene da tutte le parti del mondo, con cui bisogna trovare il tempo per trovarsi, fare una comunità, è difficile. Però c'è questa cosa bella che il Papa sta parlando a tutti, ha una risonanza sui media che è veramente fuori dal normale. Tanto non dice delle cose così semplici e belle che tutti le ascoltano volentieri. Penseremo anche noi diocesi a portare quello spirito di povertà che sta chiedendo la sua Chiesa, la disponibilità dei sacerdoti ad essere quasi odorati dal gregge. Ma io spero di sì. Una volta che noi viviamo la comunità, tutto diventa possibile. Io ho sperimentato che la comunità rende facile le cose. E l'ho visto con i giovani, sono venuti a trovarmi recentemente quelli di Genova, nel 21, sono venuti a passare una serata qua, messa, cena, chiacchiere, scherzi, esatto, queste cose qua. E voltandomi indietro, mi sono detto, ma io non ho mica fatto fatica questi 5 anni scorsi. Eravamo una comunità, abbiamo fatto delle cose bellissime che se le racconti uno dice, oh, che cosa pesante, faticosa, alcune faticose, eppure non sono pesate per niente, perché insieme nulla pesa. Perciò io penso che il segreto di tutto è questo nostro creare una comunità che ha voglia di vivere gioiosamente il Vangelo. Ultima cosa, giornata mondiale della gioventù. Cosa programmiamo per Alessandria? Ma il programma è di partecipare, basta. Si partecipa e poi si vede l'effetto che fa sui giovani. Essere in un posto dove ci sono 2 o 3 milioni di altri giovani cattolici, 15 su 2 o 3 milioni, gocciolina di oceano, e si ascoltano le parole del Papa, si vivono insieme le catechesi. Io credo che sia un'esperienza bellissima e indimenticabile. E se i giovani che sono venuti a lui dopo 2 giorni hanno fatto una condivisione da non credere alle parole che hanno sentito, penso che i giovani che vengono a Rio de Janeiro alla giornata mondiale della gioventù, con tanti giorni vissuti insieme, quindi ci sono tanti, scanditi, credo che porteranno frutti e spero che avranno voglia di tornare a casa e di condividere con tanti altri, se non lievitano la massa. Ragazzi, anche nella vita spirituale sono morti e fuggi,
Riusciremo noi, riuscirà il vescovo a creare un gruppo trainante nella nostra gioventù alessandrina? Io non li conosco di giovani o di fuggi. Io conosco dei giovani mordi e mangia, non mordi e fuggi, cioè i giovani rifuggono da ciò che non è vero. Quando noi non siamo veri, questi fuggono, e fanno bene, che fuggano a gambe levate. Quando noi siamo veri, non fuggono per niente, mordono e poi mangiano tutto, e non se ne vanno più. Per cui, intanto il vescovo da solo non può fare nulla. Ci vuole il vescovo e i sacerdoti. E i sacerdoti con i laici. E i giovani insieme ai laici. Tra i laici. Io credo che i giovani potranno fare cose veramente grandi, perché la gioventù di oggi sono veramente la generazione migliore che io conosco. Io ho una stima sperticata, veramente. Ho una stima grandissima di giovani, perché sono pieni di ideologia e quando incontrano qualcuno che dà loro la verità vanno a fondo con un coraggio. L'unico difetto dei giovani di oggi è che sono fragili. Ma questo con Gesù Cristo non è un difetto. Perché la fragilità è la condizione che ci permette di essere salvati da Cristo e riconoscere Gesù come il Salvatore. Sono fragili perché siamo nel mondo della comunicazione, perché siamo assaltati da tantissime emozioni. E quindi questo genera una fragilità perché la persona è abituata a reagire sul piano emozionale molto di più che su quello razionale e questo rende fragile, cioè rende in balia, maggiormente in balia delle emozioni che non di una linea che tu hai scelto perché non riesci a imporla a te stesso. Quindi questo è il problema di oggi, ma il Signore guarisce la fragilità, quindi essere fragili paradossalmente è una condizione ideale per essere evangelizzati, perché quando sono deboli è allora che sono forti. Perché il Signore ha detto a Paolo, la mia grazia si manifesta pienamente nella tua debolezza. E Paolo ha detto, abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia chiaramente che questa potenza straordinaria non viene da noi, ma da Dio, secondo Corinzi 4:7. Dobbiamo fare gli auguri o li fanno voi? Ce li facciamo a vicenda, ce li facciamo a vicenda, ci facciamo gli auguri di essere veramente chiesa, come il Signore vuole, persone che si vogliono bene, che si perdonano, che si amano, che si aiutano, che camminano insieme.